Uno dei miei interessi era capire se il mestiere da sviluppatore web fosse più improntato verso un lavoro dipendente oppure si prestasse molto di più a un lavoro da freelance. Dipende, cioè nel senso in Italia c'è questa cultura del lavoro dipendente anche un po', no? E quindi è molto visto come faccio solo il lavoro dipendente. In realtà all'estero è bellissima la cosa perché fanno tutti questi, ci sono questi freelance che però fanno contratti di 2, 3, 4 mesi di consulenza, quindi freelance verso altre aziende, solo per loro e fanno questi 6 mesi, anche un anno di progetto per un'azienda. Finito quello, boh, passano un altro. È una figura del contractor un po' particolare, ti aiuta a cambiare molto, molto spesso. Ci sono anche un po' di aziende che fanno, diciamo, da proxy per queste cose, cioè loro ti mettono in contatto con aziende più grandi. Penso a Xteam, per dire che una delle più importanti in realtà raccoglie un po' di sviluppatori. Un'azienda grande tipo Riot Games, faccio per dire, va da Xteam e gli dice: guarda, noi dobbiamo fare questo progetto. Xteam analizza, fa un'analisi, decide quali figure coinvolgere e sulla base dei developers che ha a disposizione, poi chiama ognuno dei contractor che ha e appunto iniziano a lavorare per quel progetto. In Italia sì, molto più lavoro dipendente, però io vedo tantissime persone che lo fanno da freelance, lo fanno anche bene. Molte lo fanno dopo aver fatto un percorso da lavoro dipendente, perché magari hanno capito, perché sostanzialmente non riescono più a sentirsi ricompensati a sufficienza, anche c'è anche un discorso economico dietro alla scelta di lavorare da freelance, oltre che un rapporto vita privata-lavoro che magari vuoi equilibrare più secondo le tue esigenze rispetto a quelle di un'azienda. Però indistintamente direi che si può lavorare sia da freelance che da dipendente, insomma.